Oh, benvenuti a tutti alla seconda puntata dell'analisi delle carte di Pwned con ospite Francesco Biscaff, Salve a tutti. Top. campione leggenda attualmente top 100, neanche top 200. Sì, forse. 300. Vabbè, è Guardiamo, attualmente guardiamoci. quasi sempre, No, mi sa comunque 300 e coda. chiud Se ne è persi anche questa 3000 season la chiuderà in top per 100, provare a quindi ti fare. diamo del top 100. Sì, Allora, quella l'ultima scorsa. volta ci eravamo lasciati con la terza ala, che l'ala di non lo ricordo, comunque la terza ala. Rimangono quindi due ale da analizzare: l'ala dei costrutti, che è uscita 2 o 3 giorni fa, quindi è ancora fresca, e la prossima ala che sarà la quinta, quella che contiene meno carte in realtà, però poi andremo a scoprire se sono più potenti, se, che particolarità hanno. Andiamo con l'ala, insomma, quella appena uscita, che è l'ala dei costrutti. Andiamo a vedere quali carte sono uscite. L'ultimo costrutto. La prima che è uscita è questa qua, il becchino. È una carta sicuramente economica e sicuramente da inserire in mazzi con determinate caratteristiche. Dal momento che questa espansione si basa proprio sul rantolo di morte, offre molti bersagli o comunque molte possibilità di vedere le statistiche del becchino lievitare in maniera importante, però bisogna fare un mazzo che appunto non dico giri intorno al rantolo di morte, ma che abbia una grossa componente. È una carta forte, è una carta importante, è una carta giocabile, Biscaff? Bello però, rantolo di morte, cioè, suona proprio. Sì, è una carta secondo me buona, cioè io la proverei comunque in mazzi aggressivi o comunque appunto con creature molto piccole, perché essendo un mana 1-2 che comunque cresce, comunque diciamo che è almeno 2-3-3-4 di solito, dovrebbe essere in un mazzo che lo supporta. Quindi comunque è un si sposa con una strategia aggressiva. Non lo so, il fatto che ti costringa a comunque a mettere un sacco appunto di creature con rantolo di morte, bisogna vedere queste se saranno appunto se giustificheranno il fatto di giocare il becchino. Secondo me è comunque un'arta buona, io ora ancora non l'ho provata perché appunto usciva poco, però sì, io la proverei in uno zoo. L'ho vista giocare in Mazzi Hunter con appunto con l'altra carta, lo scienziato pazzo, che è uscito sempre nella stessa ala. E Mazzi Segreti Hunter Becchino. Ora non so quanto questa strategia possa essere risolutiva, però boh, sì, è una carta buona. Se dici, diamo un voto, Diamo un diamo un voto al voto. becchino. Diamo un voto al becchino. 2,5, vai. Un mala 1-2 comunque. Io era presto per sbilanciarsi in un senso o nell'altro. Secondo me 2. 2 perché non lo so quanto i mazzi rantoli di morte potranno davvero essere forti, però l'ho visto giocare solo a qualche zoo senza risultati particolari, quindi non lo so, non lo so. E do un 2 e aspettiamo ulteriori sviluppi, perché è difficile inquadrare bene questa carta adesso. Senti, ma secondo te in un mondo dove basta parlare con uno spirito guaritore per tornare in vita, come dice qui, i I becchini. becchini iniziano a costare un mana e vanno nei mazzi zoo, No, dai. ho Per capito, questo. Oh, l'altra carta, sempre parlando di disperati, eccolo qua. Un altro disperato. ah, 2 mana, 2-2. simpatico. Statistiche, direi, non eccezionali. Normali, diciamo. Normali, medio basse, Medio basse, diciamo, sì. per essere un drop da 2. Dovrebbe essere un 3-2, Il un 3-3. potere ti fa risparmiare sicuramente mana e, cioè, come efficienza di mana non è affatto male questa carta, perché comunque se metti dei segreti nel mazzo è tua intenzione giocarli, quindi metterne uno gratis è una qualcosa in più. Sì, in L'unica cosa è effetti. che i mazzi segreti, il mago non è che sia una delle classi che vanno per la maggiore. Il Hunter, Forse Hunter. forse l'Hunter è quello che ne può L'Hunter in beneficiare di più. questo ci può stare un mazzo Hunter sicuramente. Boom. Questo infatti a me piace, cioè in un mazzo Hunter ne può sapere veramente tante, perché se te lo ammazzano comunque metti un segreto che sicuramente fa un effetto forte, cioè anche se ci metti solo la trappola esplosiva, la trappola che rimbalza, boh, cioè ti muore quello più c'è la trappola, non so, contro uno zoo sicuramente è veramente forte. Però anche, cioè, anche contro un druido, cioè dipende dalle trappole che ti escono.
Però boh, ci ho giocato contro, effettivamente dà veramente fastidio. Cioè, è più forte del becchino, insomma. Il becchino sa, alla fine è 1-2, vedo quello, però quando muore, insomma, il suo fa. Sì, Una valutazione positiva, secondo me. pagella sullo Tre, scienziato. dai, tre, sì, 3. sicuro. Io darei anche 3,5, per il semplice fatto Anche che 3 e come mezzo. carta è veramente efficiente, è veramente Ed è efficace. sempre. L'unico problema è che i mazzi segreti, cioè chi usano tanti segreti, non se ne vedono tanti, quindi magari non avrà fortuna. Però in un mazzo studiato che ha 4-5 segreti, questa carta è veramente forte. Ora come ora non saprei dove inserirla, perché a parte Ma l'hunter, anche perché ora lascio tutti i mazzi in insomma. prova, diciamo. La gente gioca un po' su di tutto. Io ho visto un prete aggro che giocava la carta nuova, insomma. Cioè, ovviamente la gente quando escono le carte nuove tende a sperimentare, quindi bisogna aspettare che si assesti un po' il meta prima di dare un giudizio. Sì, però un giudizio oggettivo su questa carta, quando fa, cioè se il tuo mazzo è forte, se lui stesso è un mazzo forte, che gioca segreti, ne usa 4-5, questa carta diventa veramente forte, Sì, diventa ma molto anche, utile. sì, ma anche se ne giochi 4 su, cioè anche Sì, è una buona carta. Una buona poi carta. se ti dà il segreto del mago, cioè se lo metti in un mazzo mago, ti dà una carta, cioè muore e ti dà una carta che costa 3, quindi boh, Per quello è molto è efficiente dal abbastanza punto di efficiente. vista di mana. E anche se ti dà una carta che costa 2, comunque è come se costasse 2, però ti desse 4 mana di carte, insomma. O nell'hunter o 5 mana di carte nel mago, nel caso del mago, quindi discreto. Una carta che invece forse non Masticatore. è così forte è il masticatore di Mamma zombie. Un mana 2-3, come statistiche sono eccezionali. Il mia. Ma. problema è che regala 5 solo all'avversario, il che non sarebbe neanche troppo male di per sé, però Se non se non fosse. fosse una carta da mazzi aggro. Esatto. Quindi. E quindi giocare aggro e regalare 5 solo all'avversario è bello penalizzante. Preferisco spararmene tre da solo col limp. È molto meglio l'imp da questo punto di vista. Come È pure un statistiche 3-2. è un 3-2, è un po' diverso, però regalare vita all'avversario con un mazzo agro non è una cosa che si può E considerare. metterlo in un mazzo contro e porca puttana è veramente un Infatti lo suicidio. peschi al turno 10, Un cioè mana 2-3, un mana mono. 2-3 al turno 10 con un mazzo contro è totalmente inutile. Quindi è una carta che secondo me non si vedrà utilizzata mai. Secondo me, cioè io do un voto 1. Sia perché la carta è così, sia perché secondo me non la vedremo mai giocata. Però con Barone di Vendere guadagna 10. rifugli un avversario praticamente Bam. morto. No, Forte. Quante cartacce. cose belle fa il Barone di Vendere? La declassiamo a cartacce questa proprio. Meglio del Gargoyle o peggio? Peggio, no, Meglio del Gargoyle. secondo me è peggio il Secondo me è Gargoyle. meglio del Gargoyle. Cazzo, il Gargoyle è 1-4. Ho capito, però riesce a buffarlo il gargoyle, qualcosa nella sua partita fa. Questo Questo. riesce a buffarlo, lo E meni finché. E poi. Boh, poi. tieni altre 5. A te. E poi non chiudi, Grazie. Offro io. No, l'unico motivo per cui potrebbe avere un remotamente senso giocare una carta del genere è con un'altra carta uscita sempre in quest'ala. L'anima lamentosa. Che Boia. ha delle statistiche, tutto sommato. Non orrende, ma neanche granché, perché 3-5 per 4 mana, sì, meglio di tanti drop da 4, cioè meglio di un 4-3 per dire, un 3-5, però silenziare tutti i suoi servitori vuol dire che te già parti dall'idea che hai servitori con poteri negativi, perché altrimenti che cosa li silenzi a fare? Fai un mazzo solo con le peggio carte del mondo E di poi tutta Arsa e silenzi. poi ci metti due di queste. Buono. No, è una carta che questa secondo me è Le tue carte proprio hanno solo sfighe, però se vedi per. questa, insomma. È un po' come il costo, come il demone si diceva l'altra volta, Maiala, quello quello che anche è fai brutto un del. mazzo di sfighe clamorose, però se riesci a tirare una di queste sfighe col demone forse ci guadagni. Quello è ancora Ok, peggio, è un però 3-4. non c'ha senso giocarlo. Maiala, è brutto quello. Questo E è carino, cioè, boh, insomma, 3-5 alla fine, qualcosa ci può fare. Anche solo se ci giochi qualche minion che c'ha qualche sfiga, tipo il 2-8 e quando muore, insomma. Boh, gli levi taunt, però, insomma. in effetti il 2-8, E le le spade, force, non lo so, ma in che mazzo, ma in che mazzo io faccio? spade, deve fare un mazzo di Lamentosa. sfighe, però non ha capo né coda probabilmente, quello è il problema. È lamentosa questa. È lamentosa, È come il lamentosa suo. e non, è lamentoso anche chi la gioca ora come ora, secondo me, perché non gli vedo un'applicazione in questo gioco. Una delle tante anime che popolano i forum su internet, che magari scialdano l'iro genio.
Quello si è lamentato, beh. No, e comunque non saprei, non saprei. Io dovessi dare un voto 1,5. Un pochino meglio di quell'altro solo perché ha un body che è guardabile, però l'effetto. Cioè non vedo perché giocare questa, cioè giocare questa al posto di uno Yeti per dire. Che ha un punto in più e non ti silenzia così tanto per dire. Se la trovate, shardatela. Peccato, non Non si può, purtroppo. potete. Però Ok. l'eroe lo potete. Comunque, La lasciamo a 1,5. la lasciamo, sì, a 1,5, Un e dai. mezzo. Sì, giusto. Lasciamo 1,5 e adesso andiamo a valutare altre due carte che sono le ultime due creature che sono uscite con quest'ala. Eccole qua. Una Feugen. è Feugen Ma e quanto è l'altra forte è il Feugen? fratellino Stalag. Ma quanto Stalag. fa cacare Stalag? Allora, funzionano così. Feugen Bomba, se costano no, tutte e due 5. fortissimo. Boh, che Tutte e troia. due 5, 4 7. Questo ha un body di tutto rispetto. 4 Boh, che 7 per troia. 5 mana ci sta la grande. Ma Il fratellino brutto invece a 5 mana ti schiera un 7-4. 7-4. Allora spieghiamo perché un 4-7 è molto meglio di un 7-4, benché la matematica dica che la somma fa comunque la stessa cifra, perché però un Feugen è molto più forte di uno Stalag. Non so mia. Dai, dice. No, allora, dunque, un 4-7, a parte che muore veramente da poca roba, tipo, cioè, da tutte le magie di questo gioco che costano una cosa decente, fanno 4, tipo, per esempio, spazzata fa 4 danni, fulmine fa 3 danni, con potenza magica ne fa 4, ok, quindi se una creatura ha 4 di costituzione, muore da tanta roba. Muore anche da uno Yeti, muore da un sacco di carte che costano meno di 5. Quindi è abbastanza brutta. Cioè, una carta che costa 5, che magari scambia una carta che costa 1 o anche che costa 2 o 3 o anche 4, è una carta che comunque preferisci non giocare. Perché hai pagato più del tuo avversario per una cosa che. Cioè, diciamo, per uno scambio di carte. Un 4-7 invece non muore, oltre a non morire da tutta questa roba, uccide un sacco di cose senza morire. Quindi è buono. Quindi diciamo, se al quinto turno si butta Feugen, il 4-7, e si trada un po', e poi dopo peschiamo Stalag, lo buttiamo, allora ce l'ammazzano facile, però si evoca l'11-11, diciamo. Le cose sono andate bene, però se succede l'incontrario è abbastanza peggio perché un 7-4 cioè muore e poi vabbè, cioè, bisogna aspettare di pescare Feugen. O ce l'avete tutte e due in mano, allora comunque in ogni caso è sempre preferibile buttare prima il 4-7. Sì, diciamo, è una questione di cosa, di quante carte servono per rimuoverlo, diciamo, quindi un 4-7 servono molte carte per rimuoverlo, un 7-4 servono poche carte per rimuoverlo e quindi è peggio, anche se chiaramente fa più danni, però è difficile che rimanga in campo, a meno che non sia già morto Feugen e allora arrivino. Tra l'altro stiamo parlando con gli autori del video in cui ci Il sono video Shaman 4 vs Thaddeus. Stadius, abbiamo fatto qualche prova oggi per vedere quanti Thaddeus era possibile evocare, siamo riusciti ad arrivare a 4, ma si può sicuramente fare meglio. In Lo classifica. trovate sul canale YouTube di Pwned. È stato molto divertente, è stato veramente molto divertente, non so quanto sia consigliato provare il ranked, anzi è vivamente sconsigliato provare Dipende a che rank. il ranked. Dipende a Diciamo, che rank. è ben sconsigliato se, non so, state puntando al Legend. Se state Ecco, puntando al rank. se state puntando a farvi una partita divertente, sì, Esatto, potete anche cioè, provarlo. perché il rank è tanto. Perché il fatto di evocare un 11-11 alla fine, l'efficienza generale di questa giocata è positiva, perché ti evochi un 4-7, un 7-4 e un 11-11 spendendo 10 mana. E non è male, il problema è che non hai il controllo su quello che succede. Cioè, te le pescate sono molto varie, su 30 carte devi sperare che ti escano tutte e due quando vuoi te. Devi sperare che muoiano tutte e due quando vuoi te o farli mu fare in modo che muoiano. Leggendari inizialmente 1 Esatto, quindi non hai un grosso controllo sul Thaddeus 11-11 per dire. e 1. Poi speriamo che quell'altro non ti giochi l'opposto dopo che è morto il Ah, tuo, ecco, perché se infatti no. spieghiamo sta cosa, perché se per esempio io uso Feugen, l'avversario gioca Stalag. Cioè lui dice, clicca la grande. Lui dice, cioè, se
si è morto in questa partita, cioè non si è morto a te, si è Quindi. morto in questa partita, quindi si è morto a lui e te butti Stalag, cioè si è morto a te e lui butta Stalag, si è morto Feven a lui, mi sono perso, No, cos'è? si è morto qualcuno a qualcosa e te butti qualcosa bene, però si è morto. Provo a spiegarlo io. Se l'avversario Grazie. gioca Feugen, tu glielo ammazzi. No. Esatto. Stavo Beccato, provo sbagliando. io adesso. Vai, una volta per uno. Adesso. Riprova. No, vai, vai. Allora, se Prego. io gioco uno di questi due mostracci brutti. Oh, diciamolo, sono Ok, brutti. lo so brutti. Vai. Se lo Diciamolo, dai. gioco, l'avversario me l'ammazza, l'avversario gioca l'altro e io glielo ammazzo, l'avversario evoca il Thaddeus. Ce L'hai fatto. l'ho fatta, vedi? Sono stato Bello. bravo. È una cosa rischiosa anche per questo. Beh, rischiosa, alla fine non è che se ne troveranno tantissime. E No, comunque però. saranno cose divertenti quando succedono, Ha però voglia, sicuro. magari meno se ti evocano un 11-11 perché te gli hai ammazzato una delle creature. Però, dicevo. Torniamo al discorso primigenio. Nel complesso stiamo a una giocata positiva. C'è da vedere, dal momento che te non hai controllo su questa giocata, se davvero vale la pena, se in ambiente competitivo si penserà ad usarla e se avrai No, fortuna. non so così brutti, in realtà. Anche un 7-4 non è No, orribile. io per brutti intendevo brutti e che sono tutti. Qua, un po' di che Ah, no, è no, io intendo bella. proprio brutti. No, io intendevo brutti e che sono tutti Comunque, scarnificati. voto Feugen 4,5, che è proprio bello. Stalag 2. Non lo Quindi, so. visto che comunque è come se fosse una carta unica, perché penso nessuno al mondo si sogni di Voto mettere, entrambi. si mette Feugen e Beh, basta. comunque Due 2,5. e Cioè, non lo mezzo. so. Boh, forse 3, dai. Io gli do 2,5. 2,5, sì. Perché è un 2 perché, secondo me, è un 2 perché non avranno applicazioni competitive. Un 2,5 perché alla fine sono cose divertenti. Noi ci siamo divertiti tanto a giocarlo, quindi. Ma poi Non lo consigliamo, ma boh, quindi si gioca anche per divertirsi. Uno quando carica una norma e vuole farsi due risate, prova un mazzo così e se le fa. quanto è bello, cioè appare quando muore e evoca e evita Thaddeus, appare con tipo dei fulminini, cioè una Sì, no, è be tempesta bello da vedere. infinita, è bellissimo, bellissimo. Merita, merita proprio. Sì, decisamente. Allora, andiamo alle carte di classe della Radio Costrutti, che sono. Oh, finalmente una carta che ha un senso per il prete. Il cultista oscuro. Il cultista oscuro costa 3 ed ha un body 3-4 che è eccezionale per una carta, diciamo uno dei migliori che si trova in circolazione, non solo per il prete in generale. E il suo potere non è niente di particolare, però è qualcosa in più, che solo per il body secondo me questa carta meriterebbe. Con questo potere ha anche qualcosa in più da dire. Senza considerare che va su una delle carte che, cioè su uno dei mazzi, che sarebbe la classe, il prete. Che è stata una delle più bisfrattate in assoluto di tutto il gioco, era scesa a livelli di popolarità minimi. Ultimamente, anche prima di questa carta, aveva un po' alzato la testa. Con Naxxramas in generale, sì. Con Naxxramas in generale era un pochino più uscito, anche nel livello competitivo si vedeva di più. Con questa carta potrà avere anche solo più fortuna, perché non è una cattiva carta. Che ne pensi, sì? No, allora, è una carta bella di suo, cioè, però non so quanto possa essere buona in un'ottica controllo come sono i mazzi preti di solito. Cioè, devi mettere un 3 mana 3-4 e un mazzo control. Sì, è una cosa che, cioè, si può fare, però boh. Insomma, bisogna valutare un po' cosa potresti levare, per esempio. Cioè, un 2-8 provocazione probabilmente ti può servire di più. Cioè, a 3 mana un 2-8 provocazione può servire di più. Oppure ti può servire il 4-3 che si infligge danni perché poi lo curi. Oppure, non lo so, per esempio potrebbe sostituire quello, che è un 4-3, però non va in combo con il cerchio guarigione, cioè il rantolo di morte è un po', cioè sì, può servire, però ti occorre prima di tutto che non te lo uccidano per ultimo e poi che tu abbia comunque altri minion, quindi alla L'antro di fine morte sarebbe quasi più da mazzo aggro, non sì, vero? sì, esatto, questa secondo me è più una carta da aggro, cioè è una carta che è forte in un mazzo aggro o comunque più midrange. Mentre prete è proprio control, quindi se uscisse un prete aggro o un prete control, probabilmente questa sarebbe un'ottima carta. Scusa, un prete aggro, un prete midrange, questa sarebbe un'ottima carta. In un prete control non so quanto possa trovare spazio. Quindi, boh, di per sé è una bella carta, però in arena sicuramente è una bomba. Cioè,
Sì, non è il cacchio è forte. Niente, punti. Voto generale, io gli do 4. No, io no. Non trovo spazio niente. Sono il 3. No, 4 per la carta in sé, poi Eh anche beh, per sì, l'altra se no, prova, in sì. effetti bisogna pensare anche a che ruolo può avere nel gioco, sì, più di 3 non si può andare nel gioco. Forse se proprio bisogna pensare adesso a inserire il mazzo, forse ancora meno di 3, perché Sì, quello sì, no, appunto per la carta in sé 3, però. visto anche Amaz nell'ultimo streaming ha provato a usarlo, ha fatto due partite e l'ha tolto. Poi non è che quando toglie una carta non la rimette mai più, però anche lui non è che sia stato così. Insomma, se il re depreti la scascia. No, ovviamente non l'ha scacciata, cioè anche lui ne ha testo con le lodi, però poi visto una partita l'ha vinta, non l'ha persa, ha deciso di cambiare qualcosa, ha inserito anche altra roba un po' casuale, quindi magari stava facendo un tentativo così. O era solo un modo per dribblare questa carta con classe, non lo sapremo mai. Cioè non lo sapremo mai, lo sapremo nei prossimi giorni vedendo un Tipo po' come si evolve la situazione. gel bimecca per tutti i giorni. Non credo. Il pollizzatore. A parte Amaz, il polizzatore lo dovrebbe usare perché è un ragazzo piuttosto fortunato a questo gioco, quindi è bravissimo, però anche delle dosi di fortuna a volte clamorose. Io fossi fortunato giocherei sempre il mecha solo. Cioè se passissi a sapere che gioca per me sarebbe la svolta. Ok, Ma po' figo il mecca. il cultista era questo. E adesso andiamo alla carta. Ma che gli Questa è sguavo dall'ausina, secondo cosa? te? Che sono? Quello, Il perché? potere dell'imposizione delle Che gli mani. sbava? Li sbava, li sbrucia. Una carta, questa carta crea un Carta diverso bella. hype. Un sacco di giocatori che chiamavano la classe guerriero. Preso me. Compreso il nostro amico Biscap. Sentiamo cosa ne pensi di questa carta. Non ho idea. Cioè, non ho idea perché. Boh. A vederla mi sembra la più bella che c'è, tutto quello che vorrei in un mazzo Warrior. Poi a giocarla però, boh, cosa levi? Cioè allora, se tieni anche Urlo Atroce nel mazzo, cioè per esempio, sto parlando di guerriero contro ovviamente, se tieni anche Urlo Atroce, poi hai 5 armi e cioè, si accavallano, cioè non è fattibile, quindi in teoria dovresti levare Urlo Atroce. Se levi Urlo Atroce però. No, È una chiusura in meno. sì, a parte una chiusura in meno, poi c'hai molto meno controllo del board. Non uccidi cose, questa non uccide. Cioè, questa non uccide i. Cioè, 4-6 provocazione per sì, dire. 4-6 non uccide nemmeno 5-5 a meno che non sia il secondo colpo. Non lo so, a me piaceva un sacco. A parte pensavo ci si danno anche ai giocatori. Quindi invece fa solo servitori, boh, mi piace un po' meno. Cioè pensavo di fare tipo 15 danni a un Grommash, invece ne posso 14. 14. Vabbè, almeno, cioè come il druido, invece c'è uno più del druido. No, però boh, per ora non mi ha. Cioè io l'ho tolto dal mio mazzo Warrior. Forse un mazzo aggressivo, guerriero, più un quasi, però. Infatti quello pensavo anch'io, nel Guerriero Control sì, da una parte hai una Però soluzione in più per applicare, per far triggare insomma Grommash, e sì. tra l'altro penso sia l'unico modo per farlo triggare al turno 8, però al turno 8 è difficile che tu sia riuscito a fargli abbastanza danni che poi lo uccidi, quindi Grommash Uno, due, non avrebbe senso. abbastanza. Non avrebbe senso comunque farla stagionata, comunque ci può 16 succedere una volta nella vita, quindi non, di tirare Grommash al turno 8 è così, è una cosa in più che puoi fare, ma tanto poi non lo farai. E si applica invece molto bene, secondo me, al discorso Warrior Enrage, mazzo che non si usa praticamente più. Il Esatto, è quello il problema problema. è E poi quello. scusami, anche lì, cosa fai? Togli le. Come si chiamano? Le accette? Le asce, no, le Non le asce puoi togliere. quelle a 5 mana. Mieti morte? A Togli le mieti morte? quel punto togli la cosa, Togli le mieti la morte. fabbra da Sì, quella sicuro, quella c'è una panchina, Raffi. però. Ok. Oltre a quella, devi togliere anche le mieti morte, perché sennò c'hai troppe Cioè sei armi. armi, sì, una tragedia, sì, devi togliere mieti morte che sono anche. Oppure lasciarne una. Tipo. In effetti. Cioè perché per esempio se quando c'è la fabbra d'arati, potevi già la fabbra d'arati, vabbè ti dà un'arma 2-2, comunque ti dà un 3-3, quindi menavi col 3-3, se poi scoppiavi l'arma 2-2 con l'arma 5-2, chi se ne frega. Poi se scoppi questa, cioè fa un danno ai servitori, chi Hai buttato se ne 4 mana frega. poi. Esatto. Quindi boh. La cosa bella però, di quest'arma, veramente bella, che
scurva con Captain Griskin. Metti questa, poi metti questa e poi Captain Griskin. Allora, se ne può parlare. Drink of the Eye. Sì, sì, bisognerà vedere. Io non ho visto nessuno che da quando è uscito questa carta ha provato i Mazzi in Rage. Però già, si vede anche, cioè, sì, anche con le robe in classe, detto. Sì, con il Berserker rabbioso, tutti gli amani. Sicuramente ti offre delle giocate che se scurvano perfette, che se hai la mano perfetta, vinci la partita al turno 6, anche al turno 5 probabilmente, se scurvi perfetto. Probabilmente bello. Il problema però è principale del Warrior and Rage, che sappiamo tutti, è che è un mazzo che appena incappa in un qualche tipo di rimozione o appena le cose cominciano ad andare per il verso giusto, non avendo pescate, è una carta che rimane indietro tantissimo. O riesce a entrare come un incudine sul nemico, oppure perdi le partite. Anche se riesci a portarla a 5 vita, poi non fai più niente. Quella ci avevo trasmografata, tra l'altro. È bellissimo. È quella morte della morte. Quella nera, cioè quella scura, è bellissima. No, io avevo già smesso di giocare a WoW quando. È troppo figa. Quando arrivarono. Se hai giocato a WoW, quella è la più bella. Anche perché quando stanno dietro incrociate. Cioè, sono bellissime. Cioè, non stanno. Ah, ho capito, ma l'ho rivisto. Non, cioè. Non stanno alla vita. Sì, sì, sì. Stanno dietro, ora, incrociate. Ora che le ho detto incrociate, c'è gente che ce l'ha ancora. Sì, certo. No, ce l'ha ancora da trasmografare. Sì, sì, sì. Certo. Oh, spettacolo. Andiamo a trasmografare la nuova. Adesso trasmografiamo la nuova. Andiamo a pensare un po'. Ora, questo è proprio. Queste che abbiamo fatto fino adesso, ecco. Queste, cioè, ecco. Sono state indicazioni, sono state congetture pure, perché la roba è appena uscita e quindi non possiamo dare informazioni particolarmente affidabili. Esatto. Figuriamoci. Un minimo, insomma, sì. Diciamo, se era visto qualcosa. Adesso invece andiamo puramente a speculare su quelle che saranno le carte della prossima tutto espansione. Quindi che ci passa per la testa completamente a caso. A caso, cioè con cognizione di causa del a noi sembra, secondo me. Sappiamo benissimo, poi magari il giorno esce questa roba, qualcuno si inventa una combo a cui non abbiamo pensato e diventano carte, le carte più importanti di tutte, quelle che noi abbiamo ingiuriato per un'ora, oppure magari carte, questa carta è fortissima, non è proprio il mio mazzo, spariscono. Quindi prendete tutto con il beneficio del dubbio. Certo. Andiamo allora a vedere queste nuove carte. Eccola qua, questa è la prima carta. L'ordine ho scelto io. Allora, infatti non è la prima carta, te la sbloccherai dopo che hai fatto è l'ultima, una delle ultime carte che puoi sbloccare, però l'ordine è questo. Carta perché l'ho deciso io. Perché l'ha scelto lui, questa è la prima carta. È Vendetta, penso si chiami in italiano Vendetta, del Paladino. È un segreto, come tutti quelli del Paladino, costa 1. E quando uno dei tuoi minion muore, un altro dei suoi minion acquista il bonus che dà il segreto, che è un più 3 più 2. Il bonus è di tutto rispetto. E il segreto costa poco. Il problema, come tutti i segreti, è che dopo una patch che ormai comincia ad avere sul gruppone un mesetto, i segreti non si possono, anche di più, i segreti non si possono attivare nel tuo turno. Quindi la prima cosa che io avevo pensato appena ho visto questo segreto, se metti il tuo segreto, fai schiantare un qualsiasi delle tue creature su un'altra tua creatura, per un'altra creatura all'avversario, un tuo 1-1 diventa un 5-3, la carta spendendo più forte. Un mana, e sarebbe stata la carta più forte del mondo. Pensandoci bene, non potendo fare questa cosa, devi aspettare che l'avversario uccida uno dei tuoi minion, sperando che non sia l'unico, perché se ti uccide il tuo unico minion in questo segreto, probabilmente si attiverà e andrà a buffare nessuno. Sicuro? Secondo me sì. Quando uno dei suoi minion muore, dà un altro suo minion, quindi no, è richiesto che dia. No, probabilmente il buff riesce a darla a qualcuno. Se no sarebbe veramente una merda. Sì. Perché no, sarebbe veramente ingiocabile. Cioè uno solo, In una witch è da vedere come funziona. Se uno si tira un. Te hai due. Per dire, hai due 1-1, quello tira un turbine. No, muoiono. Sì. Muoiono, sì. E il segreto non si attiva. No. Ok. C'è da vedere come funziona. Però non so se. Cioè, non so se si attiva. Non penso si attivi il segreto. Secondo me funzionerà così. E qui andiamo proprio al secondo me più assoluto. Questa è proprio un'interpretazione del tutto soggettiva. Perché questo segreto possa avere un senso, è richiesto che riesca comunque a buffare qualcuno per attivarsi. Cioè il segreto si attiva, dà il buff a un minion. Se invece hai un solo minion, l'avversario se lo uccide, il segreto non si attiva. Altrimenti sarebbe davvero. C'era uno dei tizi di Naxxramas. Lo gioca. Quindi magari
Si potrebbe andare, però. Si poteva anche guardare. Basta di... Però vabbè, tralasciamo questi Infatti, dettagli. continuiamo a immaginare che questo segreto si attiva quando può abbuffare un altro Secondo me no, minion. secondo me no. Ci sono messo attiva a caso. E festa finita, No, ciao. allora lo puoi togliere dal mazzo, cioè non ha senso. No, brutto. No, peccato, cioè, funziona così. Se questo segreto funziona come me lo immagino io, il mazzo paladino agro potrebbe ritornare un attimino in voga, perché Ma è nemmeno. decisamente forte, Ho secondo capito, ma comunque anche se non si attivasse, ma si attiva comunque quando vuole il tuo me. avversario. È quello il problema. Te non hai il Cioè quando controllo. vuole il tuo avversario. Se c'ha roba giù, quando vuole il tuo avversario. Quindi boh. Non lo so, a me non piace tanto. Anche perché comunque non è tanto, cioè non è tanto meglio di più 3 più 0, insomma. Sì, in Diretto. effetti per un mana ti puoi dare più 3 più 0 nel tuo turno alla creatura che Diretto. vuoi te e poi farla attaccare. Effettivamente Cioè, vabbè, più 2 è tanto in difesa, però dipende da cosa lo dai. Se lo dai a 1-1, più 2 in difesa, sì, vabbè. Trada un per qualcosa, però. Cioè, è una rimozione un po' brutta. Se no, è un buff. Damogli un voto. Io, per come me lo immagino io, nel senso questo segreto si attiva quando può buffare qualcuno. Il suo voto va boom, un 2,5 sul paladino agro, ci può stare. È un segreto che si giocherebbe nel paladino agro. Per me 1,5 tutte e due asi. Però in un caso è veramente in uno, che se no 1,5. Ok, andiamo a vedere una carta a proposito di buff. Una Cioè, carta questa che basta, si campa di scaccia buff. direttamente. Questa carta campa di buff. Poteva scombare con quello, se i segreti si attivavano. Invece no. Ma nemmeno perché. Sicuramente questo qui, il buff in particolare del vendetta su questa carta, non lo potrei mai usare. Quanto sarà carina. Questa carta, allora, Ma è tutti sicuramente, tutti veramente, veramente quelli che brutta. hanno giocato la terza ala, chi è che giocava, che abusava di questi? Grobulus, ecco, Abusava proprio. abusava, no, tutti l'abbiamo Cioè. odiato dal profondo, io perlomeno tanto, ci ho vomitato bile su quel boss, perché quando al quarto turno tirava Poi questo. vedevi sta povera melma e tu continuava ad No, abusarne. continuava a mettergli più 4 più 4 e a sdoppiarla, Appunto. continuava a tirare fuori 5, 6 al turno 3, 4, era un problema, che è stato abbastanza difficile. E lì ho cominciato a entrare a vedere che questa carta Vedi. in effetti delle potenzialità ce l'ha, perché se riesci davvero a buffare questa carta, Se ci fosse davvero 3 mana più 4 più 4, qualche puttana sarebbe sì, tra vabbè, figata. sarebbe una carta da sola che sconvolgerebbe il meta, però con qualsiasi buff che riesce a dargli, questa carta diventa, cioè, efficientissima dal punto di vista di mana. Riesce a dargli una provocazione, è come se tu ne avessi tirate due. Esatto. Riesce a dargli un buff all'attacco, meno importante la provocazione, comunque è come se tu ne avessi usati due. Secondo me è una bella carta. Il problema di questa carta è che se non la giochi con un buff, secondo me rende molto meno bene. Cioè, poi detto, l'hanno fatta e se non ne abusi, non. No, in realtà è carina, dai. Cioè, comunque, 2 mana, 1-2, che ne fa 2. Boh. Poi è talmente bellino il disegno, io non c'è un filo per Offre tanti target, anzi tipo lo sciamano, che hanno bisogno di target per il totem, per la spadina. questo. Ma per esempio, se gli do. No, no. Cioè, ha bisogno di buff permanenti. Perché sennò gli vanno via anche a quell'altro. Non lo so, sì, È penso di sì. come il senza volto, credo. Penso di sì. Sì, non penso buff Cioè se gli temporaneo dai per più mana. 4 più 4 e muore alla fine del Sì, turno, dice, evoca una copia ne esatta di evochi questo 2 e poi minion. muoiono alla fine del turno. Copia esatta vuol dire che comunque ti copia questo buff dura un turno, quindi sì, devono essere buff permanenti. Quindi tipo più 2 taunt del druido, più 4 del paladino, più 3 attacco del paladino, anche se, cioè, dagli solo, cioè, se non gli dai buff in difesa non è che. Eh sì, con due si scoppia da qualsiasi cosa. Ci vuole buff in difesa. Boh. Qualcosa del prete, magari. Più due salute. Più due salute, 2-1-4. No, peschi. Sì, Oppure rifai tipo più due salute, innerfire, e poi, anzi, più due salute, la doppia salute, innerfire, vai due, 8-8. Wow. Secchi. Sono sì, a parte casi estremi. quante mana sono? 2? 4 double, no, cioè 5 da 2, 3 più 2 di salute, 5, 6, sono 6 mana, 6 mana fai 2. Semana e quante altre?
pezzi conto su quattro. Sono 4. No, via, secondo me. Aspetta, siamo alla volta, però quanto diventano? 2, 2, 4, 8, 8, 2, 8, 8, 4 carte. Altro che Peschi 6. però, quindi 3 carte. No, via. A parte casi Tu non come sei. questi al limite della fantascienza, perché è un caso che ti può succedere una volta su 200 partite, Rifilamento. che senso potrebbe avere? Cioè, in che mazzi si potrebbe usare e che senso potrebbe Ma in uno sciamano comunque se fai 2-1-2 e poi ci metti un totem nel mezzo, brutta non è. In un mazzo druido che gioca di già. Vabbè, però anche un mazzo. Non lo so. Anche un mazzo druido gioca tipo un token. avere? Che ci metti tipo già anche più uno più uno. Sì, infatti questa è una carta che va sui mazzi che hanno bisogno di spam di creature, perché da target e da doppia buff. A quel punto magari ci giochi più due, appunto più due età e provazione. Sì, questa è una carta che secondo me si poteva usare solo nel token e solo nello sciamano. E c'è da vedere se sarà forte o no, se. A me piace il pezzo comunque, è un po' tanto carina, vai, faccina amichevole. Che voto gli dai? Io 3. do 2, mi sbilancio. No, 2 no, 2 l'ho dato a carte proprio brutte. Ma altre 5. Esatto, no, questo lo Altre diamo. 5 da 1 e mezzo. Gli diamo 2 e un quarto, via. Io buono, dammi 3, guarda, ti guarda carina. Mi vuole mangiare. No, Dio è buono. gli do un 2 e un quarto e. Un quarto si può E ora. vediamo in arena. Secondo te in arena? No. Forse se giochi Come paladino e ti droppi 3 Blessing of King, no? sì. Bah, allora ti giuro ce la metto. Altrimenti in arena una cartaccia. Cartaccia. Droppa due. No, però considera sì, nelle viola ci sono carte tanto forti, ma ci sono anche carte difficilmente le infinite mazzi, quindi Capito? probabilmente è molto meglio di molte carte Che ne viola che so. si trovano in arena. Cioè, se ti esce il granchio I giganti e che un hanno gigante di livello 2. montagna, è meglio lei, Sì. sì, sicuramente. Ok. Sì. Boh, sì. Poi è carina, è troppo carina. Io non vedo. Ti garbo, se ti Non vedo la di garbo. gialla, davvero. Perderò se arriva al rank 1000. Ok, poi ci racconti com'è stata questo, il viaggio con questa melma. Sarà lo Eccola qua. stesso viaggio che ho fatto con l'ascia del Warrior. Ah, che bello essere in top 100. Ci metto quest'ascia. Bene, 400, Bene, Salve si Vale. toglie. Oh, e questa invece? Questa è. Allora, dico. Ma chi l'ha fatto? L'ho fatto io il disegno, quello gli ho inviato Invece è io. bellino, lascia fare. Ma che cos'è un. Ma Quei cosi. ci puoi vedere quello che ti pare, tipo? Ma. Tipo, è la macchia di Rorschach. No, dai, sono quegli affareoni che a me mi Sì, somigliano, a sì. quei tizi che erano. Invece io ci vedo una farfalla. No, a me piace il disegno di Ah, questo. infatti, che cos'è per È un tizio con. Vedi, no? te? Sì? Parlamene ancora. Infatti, la prima volta l'ho visto mi sembrava tipo una nuvoletta. Poi Certo. l'ho Poi riguardato c'erano un sacco di bambini che giocavano felici. e poi l'ho capito che cos'è. Se ci guardi bene lo vedi. C'ha gli occhi, c'ha le È spalle, un lupo, c'ha un tipo. turbine, È un lupo. ma non è un lupo. E invece secondo me è un lupo. Cosa vuol dire secondo te? Ma. Va bene, parliamo di questo lupo. Di Certo. questo lupo 3-2-2. Allora, dico Sì. subito la mia. Vai. Questa carta, io appena l'ho vista, ho detto, secondo me, sai dove dovrebbe stare bene? Dove? Del Miracle Orb. Ah. Perché a turno 3 non c'è niente da Non è una fare. cosa sconcia, mi pensa. Lo butti e poi aspetti. Ha un 3 in più, aspetti almeno diventi un 5-5. Con calma. Poi ci ho ripensato, ho detto, no, però a turno che c'è veramente un sacco di cose da fare, perché anche se becchi un contro dall'altra parte. Non è vero, mi pensi, in realtà. Cioè, Cosa? che c'è un sacco di cose da fare dentro. Cioè, se vi contro un aggro o un midrange al turno 3 non puoi mettere un 2-2 passo. Devi fare qualcosa. Sicuramente qualcosa di meglio da farlo Butti proprio. lo backstab d'arma. Se becchi invece un ramp, sì, magari hai il tempo di giocarla questa. Anche perché, cioè, come la vedi? Uno, due, la butta, Ma poi, cioè, diventa un 3-3. ha tempo di vedere cosa ci vedi, insomma. No, perché in effetti una volta giocata è un 3-3, quindi il consacrete non lo uccide. La UE No, del prete non lo no, uccide. at the start. Ad the start, ok, quindi il Il consacrete lo consacrete lo uccide uccide. e la UE del prete lo uccide nel Sì, turno in cui lo giochi. Se ho capito, lo però quindi al costa turno co 3 no, però. esatto, costa 3, quindi.
Non lo so. Se fa moneta quella, porca puttana. Però ti tocca aspettare, perché giocarlo devi giocare, aspettare almeno un turno, Vabbè, ho almeno capito, almeno. ma scusa, paghi 3 mana per, cioè, non fare niente quel turno, però poi, che ne so, a turno, per esempio, moneta. Un po' moneta quella, passo, poi 3, 4, 5, 6, 7, 8, tipo, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, è un 10, è un 8, 8. Ci aspetti fino al turno? Sì, devi aspettare fino al turno 8, se no pensavo mettere in un mazzo che tipo il prete la può curare. Continui a tradare, quella continua a crescere, nei trade diretti sicuramente avrai la Ma meglio. cresce povero, cioè, più o non è come Grull. È lui che già lo si dice gigantesco, sia sì, un altro discorso. Non lo so, forse io se dovessi pensare all'unico mazzo dove la puoi giocare e poi avere un risvolto positivo è il Miracle Rogue, Sì, così. anche secondo me, però cazzo, forte il mio lavoro. Però che levi? E quei 3-3 di merda. Li curano? Sì, oh. Ma è quindi, anche come gioco. Oh, qualcosa trovi da levare, insomma. Secondo me il Miracle Rogue è un mazzo abbastanza impermeabile a cambiamenti in Sì, ma due o serie tre carte sono permeabili, secondo D. Sì, lo Shiv, sì. me. No, lo Shib no, Lo Shiv in effetti no, perché ci però fa che ne pescare so, due. tipo Cold Blood può levare, i Sap ne può mettere uno, i draghi forse ne può levare Altri mazzi che ti possono venire in mente che lo possono usare? A me nessuno. uno. Ma anche qualche contro. Cioè, Cioè, Urlando, secondo me non aggro no, perché cioè, so. No, mettere perché tanto mana, quello devi tirare, cioè, direi che non è che andrà. puoi aspettare che cresca più di tanto. Quindi. Qualche contro, sì, magari un ramp che riesce a tirare poi uno scudo al turno 4 e si può permettere di aspettare 2 turni prima di attaccare. Perché no? Sì, esatto. Cazzo, fa innervare questa. Nervi questa, poi Yala. oppure metti questo al turno Onesto. 3 e al turno 4 metti un Dustingo, al turno 5 metti uno Sputafango. Hai almeno 2 turni dove sei tranquillo che quella può crescere tu in santa pace. Però devi scurvare bene. Non lo so, bisognerà vedere. Sì, Carino, forse io io probabilmente. do 4 a questo. Io penso lo proverò appena esce subito in un ramp. Per vedere come si comporta. Non lo so, io così a occhio, ora ripensandoci, che forse effettivamente si può usare bene anche nel control, un 3,5 glielo do. Un bel 3,5 glielo do, sì. Yeah, cioè, per te un'altra da 5 Ragnaros. a Ragnaros è da 5. Cioè per me la cioè, carta tipo Kayn da 5. Karn è da 5, Tyrion è da 5, Swipe da 5. Viper è da 5. Fire Elemental. Fare Elemental, quelle carte che proprio, cioè te sai che giochi Sciamano, sai che giochi il Fare Elemental, sai che giochi Paladino, sai che 2-4. giochi Tyrion. 2-4 e spara 2 al silenzio. Cioè quelle sono carte da Del 5. druido, tipo. Tutte le altre da 5 sono del druido. No, vabbè, ci sono almeno una per classe, c'è cioè, dai, di carte da Tranne 5. prete e mago, sì. Prete, oddio, c'è. Prete Pesa, c'ha un'altra forte del prete. 6 mana, 5 danni, 5 Boia. cure. Gli do 5 perché se giochi prete quella carta la devi avere, non è che la puoi levare 10 ne gioco Non una. è mia, vero? Sta 6. Secondo Ma io tutti i prete che ho bisogno di anni me ne giocano 2, sempre. me. Sì, ma proprio bisogna trovarle. Cioè, bisogna scavare io delle 4 a quella, forse. No, io 5 Anche glielo perché in arena, cioè, la picchi, sì, però insomma. do. Era una sicura, forse la picchi. Capito. Sì, no, poi da 4 ci si mette le Certo, carte che ce le trovi volentieri. tutto questo discorso della sigla si poteva fare anche Si poteva all'inizio. fare anche all'inizio di tutto lo stream, vabbè, ma non ci sei, se sei improvvisato da questo discorso del voto. E poi prendete, cioè, non è un voto come quello che ci sono nelle guide sul sito di Pwned, che quelle sono ragionate, ci si è perso tempo, ci si è studiato, che ci sono speculazioni un po' improvvisate, un po' così, quindi anche per questo non è che abbiamo. Cioè, anche il voto che diamo non è che. Non prendetelo, ecco, per oro colato. Perché se noi abbiamo partito da zero, Il voto cioè, zero, sì. invece da No, 1, ma se dovessimo ritornare indietro nel tempo, il voto lo darei da 1 a 10, per dire. ma anche da 0 a Dove il 5, però 6 è sufficiente, sì, si può giocare in un fai mazzo, se 3 è vai a sufficiente. 3 sai che è un voto che no, in un mazzo non ce lo metti, è 3, come quando a scuola tornavi con 3. Non è che ti dicevano, sì, ah, ti davano due schiaffi, capito? È quello il discorso. Tornando a che si diceva, ecco questa carta, appena esce la proveremo,
il voto, quindi siamo rimasti al 3,5 e il 4. Vedremo quest'ombra di Naxxramas. Il disegno zero. Il disegno. Allora, scusa, scusa. Scusa. Gli occhi. Sì. Se però leva, Sì, cioè, ecco. Gli occhi. Gli occhi, Queste sono quali le sono gli occhi? spalle. Poi non ha le gambe. Lo vedi? È una specie di turbine. Ma cosa stai dicendo? No. Ah, ho capito. Questi sono gli occhi. Questo gli occhi. Questa è la testa, questa è una Ah. spalla gonfia, strana, cioè probabilmente fa palestra solo sul sinistro e sul Boia. destro no. E poi, Sparafresciosa. vedi, questo è un turbine. Anche a me sembrava all'inizio una nuvola che la testa era tipo qui, però no. Sì, esatto. No, in realtà no. Ora voglio sapere dove ho visto il lupo prima. No, ecco, mi spiega. No, vabbè, Non lo so, l'ho ragionaci e poi ce lo perso. racconti. Mentre ci ragioni, io ragiono di Kel'Thuzad, che si pronuncia proprio Kel'Thuzad, tutto veloce, tutto attaccato. Kel'Thuzad, leggendaria nuova, ultima carta sbloccabile di tutta l'espansione. È un 8, cioè costa 8 mana e un 6-8. Già come rapporto body cost, secondo me non è male, in senso assoluto. Cioè, a 8 troviamo degli 8-8. Anzi, il punto di riferimento per le carte da 8 è 8-8, quindi c'è un po' meno attacco. Cioè, Però, in realtà finiamo solo di 8 mano 8 chi c'è?8 provazione del tutto. Vabbè, c'è Quindi sarebbe Grull. 8-9. C'è Grull, c'è Ragnaros. Cioè, vabbè, però c'hanno tutti C'è i poteri in più, quindi. l'albero del druido. Sì, ma c'hanno tutti i poteri in più, Sì, no, quindi. io parlando di body proprio, cioè. Appunto, cioè, se fosse vanilla 8 mana sarebbe 8-9, no? È uno in Sì. più Anche del coso. 8 qualcosina di più, però, Sì, sì, vabbè, o sì. 9-9, però insomma, vabbè, 8 mana in genere sono gli 8-8 in questo gioco, Diciamo, come ok. rapporto body cost Sì. di creature. Questa ha un po' meno, però c'ha un potere che. È fastidioso, cioè se te non hai risposte immediate, non lo puoi silenziare o qualsiasi cosa, alla fine di ogni turno tutti i minion che sono morti tornano in vita. Quindi ti giochi questa creatura e l'avversario dovrà distruggere questa creatura. Cioè se hai altre 5 creature in campo con carica, con provocazione, con qualsiasi cosa, l'avversario è inutile che lo uccide, si deve ignorare, ti deve ammazzare che tu zatti. È fastidioso in un mazzo. Secondo me è così difficile. Il problema è che giocate un mazzo control, questa carta, i mazzi control difficilmente riescono a giocare uno spam di creature di più di due o tre creature al turno, insomma, in cui puoi giocare Kel'Thuzad, quindi magari è meno utile. In un mazzo aggro, scurvi, riesce e al turno 8 tiri lui, sei perfetto, però non si può giocare una carta Però ho da 8 in un mazzo Quindi aggro. ci Quindi cosa rimane ci il rimane? midrange. Il midrange. Infatti, secondo me, nei midrange questa carta non potrai non mettere. In un mazzo. Cioè nel token questa carta è fortissima. È meglio molto meglio di Scenarios. Scenarios. Perché te comunque Scenarios lo giochi quando il board l'hai pieno e attacchi. Anche E quando magari ti fa vincere. però quando anche quando è vuoto, cioè non lo so, secondo me si può pensare, cioè è forte, però non so, boh, Scenarios ti dà la scelta, dico. O ammazzi tutti, però Cioè magari Scenarios si. Scenarios scatta anche uno in più, quindi non è detto, se poi ci sono giocati tutti e due, per esempio anche qualche Ramp giù a Ragnaros, probabilmente vorrebbe preferire questo, non so. Non so, secondo me nel druido token questa carta è veramente tanto forte. Veramente tanto tanto forte. Nello sciamano anche potrebbe aver senso, anche se lo sciamano nel Giocano midrange. tutti i tokenini. Metti tanti sottomini, metti ragnettini, ci metti dentro anche quando riesci a giocare il totem. Cioè il totem, quando giochi il totem delle fiamme, l'avversario se lo esplode subito. Sì, è Se vero. per caso non te lo esplode perché in quel turno non ce Poi. la fa per un sovraccarico o qualsiasi cosa, metti Kel'Thuzad, non te lo può uccidere neanche in quel turno. Quindi ti dà un vantaggio clamoroso. Tra l'altro sta sotto Big Game Hunter. Cioè sta sopra Big Game Big Game Hunter non lo uccide per dire. Hunter. Cioè dipende un po' dai ruoli, però. Per me è Sotto, sotto. una bella carta, è una bella carta. Io Allora. non mi sbilancio neanche a dire che non si giocheranno i contro, per dire. Secondo me è una bella carta, però boh, vediamo, perché da solo è un 6-8. Cioè, se te non hai altra roba, è un 6-8. A 8 mana, in effetti no, non è la miglior giocata. Se c'hai altra roba, se puoi tradare una bomba, cioè se te lo butti e c'è roba giù e puoi tradare, vabbè, Hai vinto. sta un Tradi piacere. gratis. Tradi gratis e poi ciao, quello con che te lo leano, boh, al 6-8. Mena, perché 6 danni sono tanti. Questi sono. Boh, non lo so, sinceramente se questo è veramente da provare e da vedere, capire un po' come si evolverà il metagame. Infatti richiede mazzi che
Cioè, quando lo metti in un mazzo devi sapere che il tuo obiettivo è riempire il board prima di tirarlo. Ti deve dare più o meno delle garanzie che tu riesca a riempire il board. Per riempire intendo almeno 3-4 creature. E gli unici mazzi che adesso mi vengono in mente che riescano a dare, non dico la garanzia, ma buone possibilità di farcela sono lo sciamano e il token. Ah, che paghiamo comunque. Paladino nuovo, ecco, il tantalino nuovo, infatti per questo dicevano il contro potrebbe non starci male, perché il tantalino nuovo riesce a. Cioè, nelle partite che abbiamo fatto abbiamo notato che. Nonostante non abbia un grosso output di danni, perché comunque un mazzo control ha creature 3-5 di media i suoi count, però è difficile che l'avversario riesca a scoppiarteli tutti i turni, ce la fai a giocarne anche 3 o 4 a volte. Metti poi lui, ciao, lui ti rileva i count e i round ti ritornano. Poi perché sembra un faraone egiziano sempre? Perché probabilmente lo era, prima di diventare uno scheletraccio. Mial. Quindi sì, anche secondo me, anche questa, ecco, dopo la melma, no, la nebbia di Naxxramas, quella che sta steltata, questa è la seconda carta che proverò in un mazzo, ovvero il Paladino Control. Voglio vedere, probabilmente sarà un fail gigante, però sicuramente non tolgo Tyrion per me, lascio da pensare a cosa Vabbè, tolgo. quello sembra chiaro. Tidio, se parliamo di carte da 5, Tidio. Però vedi, è un buon, può costare come alternativa a Tyrion, te metti, hai due, tre provocazioni. Hai 8 mana e che fai? Giochi anche Tyrion, un'altra provocazione, cioè, sono quelle carte in situazioni in cui magari anche se hai Tyrion giochi, fai qualche altra giocata un po' stupida. Giochi No, ti prego, io gioco Tidio. Tyrion, cioè 3 provocazioni in campo e giochi anche Tyrion. Sì, perché comunque. Cioè, vabbè, chiaro, se te provazioni in campo. Cioè metti, c'hai la melmettina 1-2, il Dipende da quante. Dastingo e Lui a quant'è? il mio sgudo. Lui. E lui è a 20 HP. Ok, quindi dopo l'ho attaccato. Tipo, tradavo un po' di roba e c'ho questa situazione. Ho vinto sempre. Non tiro niente, non tiro niente. Vabbè, tiro lui. No. Lui, infatti, c'è cioè, situazioni in cui preferisci tra lui e Tyrion. Insomma, se mi fa, se gioco, cioè, se mi fanno equality consideration, preferisco non tirare niente. Non lo so. Tyrion. Con te è comunque l'unica classe, cioè, so poche le situazioni in cui riescono a farti, se c'è una il board coperto, shottarti lui se lo ammazzi col prete, con la magia quella che scoppia da 5. Equality consecrate, equality, vabbè, il paladino. Più due attacco Big Game Hunter Più di attacco di Chiamante, ma in arena. può succedere così, con rampe e basta. Qualcosa ce l'ha la magia del Warlock, Esplode dell'Endlock. tutto. Quella sbruda No, vabbè, quella che ammazza una Time creatura, Warp. recuperi 3 HP, però poi, capito, cioè te lo usi questa creatura per proteggere il tuo board. Lui si ammazza lui, cioè l'avversario si ammazza lui. E poi le creature che comunque hai protetto attaccano gratis, perché è difficile che riesci a ammazzare lui e poi giocarti qualcos'altro. Cioè le rimozioni singole grosse costano diverso mana, a parte quella del sacerdote è l'unica efficiente che tira giù lui. Pure Slam Execute e ciò. Vabbè, quelle del guerriero sono le rimozioni più efficaci di tutte. Richiedono due carte, ma sono quelle che costano meno. Beh, quindi questo è Voto, buono. gli do 3,5 su 34. Poi, tanto. E io gli darei 2,5 tendente al 2,5. Mi sono tenuto basso su tutti, sei alto su tutti, poi arriviamo in fondo, almeno so se serve. No, anche questo non ci siamo d'accordo. Bene, Certo, e questo era ci troviamo Kel'Thuzad. sempre d'accordo. Allora, Soprattutto su speriamo questo. che questa analisi vi sia stata d'aiuto, speriamo soprattutto che questa analisi sia stata quantomeno veritiera e che il tempo ci dia ragione, perché, ripetiamo, è molto probabile, è plausibile Quantomeno di ragione a me. O che quantomeno può succedere benissimo che non, quello che abbiamo detto finora non si riveli esattamente corretto, anche se finora ci abbiamo sempre dato con l'interpretazione delle carte, cioè se andate a vedere le vecchie edizioni delle carte, a parte la cantonata che abbiamo preso sull'aggressore Nerubiano, che secondo noi era una carta buona da inserire nel Miracle, e 105. sì, che nessuno ha mai messo nel Miracle per ora, non No, l'abbiamo qualcuno sì, però non è che cioè, mira quanti ce ne vede. messo. E infatti, anche perché diciamo, Sono probabilmente il meno. Miracle non è molto usato, Sì, però comunque sì, non è da mettermi è così. stata Vabbè, l'unica che proprio non ci abbiamo preso particolarmente. Tutte quelle però altre ci non siamo è stati così. bravini, dai, cioè abbiamo fatto delle belle D'accordo, sono analisi. d'accordo. Quindi speriamo anche in queste di averci preso e speriamo che vi siano stati d'aiuto. Vi ringraziamo per averci seguito.
E ce n'è un appuntamento da settembre con gli streaming di Finalmente, Biscup, dove con il nuovo riprenderemo. microfono qui che sembra un... Guarda, questo microfono quanto è professionale, non lo tocchiamo se non fa troppo rumore. Certo. E quindi da settembre ci riprenderemo con gli streaming settimanali con Biscaf e ce n'è un appuntamento nelle prossime settimane, anche nei prossimi giorni per seguire le guide delle carte che abbiamo appena Qualche... esaminato su Pone.it. Se ma fa qualche streaming improvvisato per... Lo riprenderemo, ci penseremo. Ciao a tutti e grazie della partecipazione. Ciao ciao!